Buongiorno, sono Paolo Boggiatto, insegno analisi matematica all'Università di Torino. Come ha anticipato il professor Luigi Rodino, in questa seconda parte vorremmo parlare di modelli matematici per l'epidemiologia. In particolare vorrei presentare il modello SIR, per brevità diciamo SIR, e l'effetto di immunità di gregge. L'attività si addice, direi, a classi quinte, in quanto come prerequisito richiede la conoscenza della derivata prima di una funzione reale di variabile reale. Inoltre useremo equazioni differenziali di ordine 1, ma come vedremo sulle equazioni differenziali non si richiedono conoscenze particolari. In alternativa, si potrebbe presentare l'attività anche in classi che non facciano calcolo differenziale, presentandone la versione discreta, e a questo daremo un accenno più avanti. Il modello SIR rientra nei modelli di tipo compartimentale, e cioè modelli che simulano la diffusione di una malattia in una popolazione, suddividendo la popolazione in compartimenti e studiandone poi il flusso da un compartimento all'altro. Vediamo di cosa si tratta. Il modello SIR si deve a Kermack e McKendrick e risale al 1927. Prevede la suddivisione della popolazione in tre soli compartimenti. Il compartimento S contiene i sani, che si considerano coincidenti con i suscettibili di venire infettati. C'è poi il compartimento I, che contiene i malati, che si considerano coincidenti con gli infetti, a loro volta considerati coincidenti con gli infettivi, cioè quelli capaci di trasmettere l'infezione. E c'è poi il compartimento R, contiene i ristabiliti, cioè i guariti, che si considerano coincidenti con gli immuni in modo definitivo. Naturalmente tutto questo è una semplificazione della realtà, però come vedremo il nostro modello, anche se semplice, aderisce sorprendentemente bene ai dati empirici in molti casi concreti. Abbiamo quindi tre funzioni, che sono le funzioni S, I ed R, che sono funzioni del tempo T, e a valori numerici interi, perché rappresentano una numerosità di compartimenti di una popolazione. Naturalmente, quando abbiamo a che fare con ordini di grandezza delle migliaia o milioni di individui, possiamo con buona approssimazione considerare queste come funzioni reali a valori reali e quindi prenderne le derivate. Per ogni istante di tempo t, la somma delle tre funzioni s di t più i di t più r di t ci darà la numerosità totale della popolazione, che chiamiamo n. E in questo modello supponiamo che la numerosità totale sia una costante. Questo fa sì che la validità del modello sia limitata a intervalli di tempo che non siano troppo lunghi. Naturalmente si possono dare variazioni del modello, dicevamo, aggiungendo ad esempio dei compartimenti, oppure aggiungendo dei parametri che tengano conto di nascite e di morti o dell'eventuale ritardo nel contagio o di altri fattori. Noi però in questa presentazione ci limitiamo al modello base. I flussi ipotizzati nel modello SIR sono due. Un primo flusso va da S a D e rappresenta gli individui che si ammalano. Supponiamo di conoscere la probabilità alfa che in una unità di tempo si verifichi un incontro tra un infetto e un sano che porti al contagio del sano. Allora, al tempo T più delta T, i sani saranno quanti erano al tempo T, cioè S di T, meno una certa quantità, data da alfa, che moltiplica il numero dei possibili incontri tra i sani e gli infetti, cioè S di T per I di T, moltiplicato le unità di tempo che vogliamo prendere in considerazione, cioè moltiplicato delta T. Se noi portiamo S di T al primo membro, dividiamo per delta T e prendiamo il limite per delta T che tende a 0, ecco che al primo membro otteniamo la derivata prima di S, calcolata nel tempo t, che risulta uguale a meno alfa S di t per I di t.
E abbiamo costruito in questo modo la nostra prima equazione differenziale, che rappresenta il flusso uscente da S. Scriveremo allora come prima equazione differenziale S' uguale meno alfa IS. E naturalmente il flusso che esce da S deve entrare in I, e quindi una prima proposta per l'equazione che regola gli infetti sarà I' uguale a più alfa IS. Il secondo flusso ipotizzato va da I a R e rappresenta le guarigioni. Supponiamo di conoscere adesso la probabilità beta che in una unità di tempo guarisca un malato. Allora i ristabiliti al tempo t più delta t saranno i ristabiliti che si avevano al tempo t più una certa quantità data da beta che moltiplica il numero degli infetti al tempo t per le unità di tempo. Di nuovo con gli stessi passaggi di prima otteniamo che per R vale l'equazione differenziale R' di t uguale a beta per I di t. Torniamo quindi al nostro sistema e a quello che abbiamo scritto dobbiamo aggiungere la nuova informazione. Aggiungiamo quindi l'equazione che regola R, scrivendo R' uguale a beta I. E naturalmente il flusso entrante in R deve uscire da I, e quindi completiamo l'equazione che regola gli infetti aggiungendo alla derivata I' il termine meno beta I. Abbiamo allora un sistema di tre equazioni differenziali di ordine 1 delle tre funzioni incognite S, I ed R, il tutto dipendente dai due parametri positivi alfa e beta. Come avevamo anticipato, si può dare anche una versione discreta di questo modellino, sostituendo alle funzioni S, I ed R delle successioni numeriche, Sn, In, Rn, il che corrisponde a considerare un campionamento della popolazione a intervalli regolari e interi di tempo. Naturalmente alle derivate dovremo sostituire delle differenze finite, quindi invece di S', ad esempio, dovremo scrivere Sn più 1 meno Sn fratto delta t. Per semplicità supponiamo delta t uguale a 1. Sostituendo nel sistema di prima otteniamo questo nuovo sistema in cui le incognite saranno le successioni Sn, In ed Rn. Si tratta quindi di un sistema di equazioni alle differenze finite. Questo è fondamentale in tutti i casi in cui uno voglia implementare il modellino in un computer. E inoltre può essere presentato senza difficoltà in classi anche che non conoscano il calcolo differenziale. Noi però vogliamo tornare al nostro modello continuo e ragionare sul modello continuo. Il sistema che abbiamo ottenuto rappresenta soltanto la legge secondo cui si evolve la situazione. Quello che ci manca è il punto di partenza, come avessimo un motore, ma per capire che tragitto facciamo dobbiamo dire da che punto stiamo partendo. E quindi dobbiamo completare il modellino aggiungendo la situazione al tempo iniziale. Per semplicità supporremo che il tempo iniziale sia 0, dando quindi i dati iniziali. Avremo quindi il nostro sistema di equazioni differenziali, accompagnato dai tre dati iniziali, che rappresentano la, quantità di suscettibili al tempo 0, di infetti al tempo 0 e di ristabiliti al tempo 0. Equazioni differenziali più dati iniziali in matematica hanno un nome ben preciso che è il problema di Cauchy. Ed è un problema molto studiato in analisi matematica dove esiste una vasta letteratura. Per noi costituisce questo il modellino che rappresenta effettivamente l'evoluzione della situazione a partire da un certo momento iniziale. Concentriamoci allora sui dati iniziali. Iniziamo con supporre che al tempo 0 non ci siano ristabiliti, cioè non ci siano individui che siano già per qualche motivo immuni all'infezione al momento iniziale. Naturalmente questa è una semplificazione della realtà, ma noi lo supporremo vero per non complicare troppo le cose.
Se gli infetti al tempo zero sono zero, ovviamente la numerosità totale della popolazione ricadrà nel compartimento dei sani e quindi avremo S0 uguale a N. Notiamo subito allora che le tre funzioni costanti, S uguale costantemente a N, I uguale a 0 ed R uguale a 0, sono soluzioni del nostro sistema differenziale. E questo ha un'interpretazione fisica, un'interpretazione medica, diciamo, notevole, corrisponde alla mancanza di infezione. Ovviamente è il caso banale, ma è confortante vedere che il modello prevede anche questo caso. Se invece al tempo zero sono presenti degli infetti, allora è realistico avere queste come dati iniziali. I di 0 sarà molto piccolo rispetto alla popolazione iniziale, in quanto l'infezione parte da pochi infetti di solito, però sarà positivo. S0 sarà quindi quasi uguale a N, un po' meno, e abbiamo detto R0 sarà uguale a 0. In questo caso vogliamo procedere con più calma. Allora, diciamo che in generale, quando abbiamo un problema di Cauchy, abbiamo almeno tre vie per trarre delle informazioni. Una prima via è quella di risolverlo in modo esplicito, cioè risolvere esplicitamente le equazioni differenziali, sostituire i dati iniziali e vedere quali sono le funzioni che soddisfano al problema. Questo però è un caso molto fortunato e molto raro che si riesca a fare. Una seconda possibilità è quella di considerare la versione discreta del problema e fare simulazioni al computer. E naturalmente questo è un metodo validissimo nella pratica e utilissimo. Noi però qua vogliamo seguire una terza via, e cioè quella di fare un'analisi qualitativa, un'analisi matematica qualitativa del problema, che vedremo che ci porterà ad avere notevoli informazioni anche quantitative sulla situazione. Vogliamo però prima cosa anticipare quali sono le conclusioni. Riguardo alle conclusioni possiamo subito dire questo: esistono due soli possibili andamenti. Quello epidemico e quello non epidemico. In quello epidemico vediamo che gli infetti hanno un picco, mentre in quello non epidemico vediamo che gli infetti già da subito decrescono in modo esponenziale. Naturalmente ci si chiede come fare a capire che esistono solo questi due andamenti e cosa distingue un caso dall'altro. In modo molto sorprendente vedremo che tutto questo è conseguenza di soli due teoremi matematici. Il primo teorema ci dice che esistono finiti i limiti di tutte no le nostre tre funzioni per t che tende a più infinito. E il terzo limite, il limite degli infetti, uguale a zero. Vediamone la dimostrazione. Allora, come prima cosa, consideriamo il limite dei sani. Per questo consideriamo la funzione i degli infetti. Come tutte le nostre tre funzioni, sono funzioni positive o nulle. Questo ci dice che S', che è uguale a meno alfa i, sarà una funzione che sarà minore o uguale di 0. Cioè S ha derivata sempre negativa. Dunque S sarà sempre decrescente. D'altra parte sappiamo che S è una funzione positiva, perché ovviamente abbiamo detto rappresentano numerosità di popolazione, e una funzione decrescente e limitata inferiormente sappiamo che ammette limite per t che tende a più infinito. Abbiamo così dimostrato che esiste il nostro primo limite, che chiamiamo S infinito. In modo del tutto analogo ci comportiamo con R di t, e cioè R' sarà uguale a beta per i e sarà quindi maggiore o uguale di 0. Ma R è limitata superiormente dalla numerosità totale n della popolazione e quindi ammetterà per t che tende a più infinito un limite finito, che chiamiamo R infinito. Passiamo adesso a considerare la funzione i. Bene, sappiamo che i è la differenza di n meno s meno r e quindi il limite per t che tende a più infinito della funzione i sarà n meno i limiti di S ed R. Avremo quindi come limite n meno S infinito meno R infinito, che chiamiamo I infinito.
Abbiamo quindi mostrato che anche la funzione i ammette un limite finito per t che tende a infinito. Si tratta a questo punto di far vedere che quest'ultimo limite, i infinito, è uguale a zero. Supponiamo allora per assurdo che i infinito sia maggiore stretto di zero. Sappiamo che non può essere negativo perché la funzione i stessa è maggiore o uguale di zero. Applichiamo la definizione di limite. E quindi qualsiasi epsilon, eccetera. Se noi come epsilon prendiamo i infinito mezzi, ecco che abbiamo che per t sufficientemente grande avremo definitivamente i di t maggiore di un mezzo i infinito. Quindi r', che sappiamo essere uguale a beta per i, sarà maggiore di beta mezzi per i infinito. Bene, questa quantità beta mezzi per i infinito è un numero fisso, esattamente maggiore di zero. Quindi R avrà una derivata che si mantiene maggiore di una quantità positiva costante. È facile far vedere a questo punto che R è costretta ad andare a più infinito, ma questo è assurdo perché sappiamo che R è limitata superiormente dalla numerosità totale n. E quindi avevamo commesso un assurdo supponendo che infinito fosse maggiore di 0 e ne concludiamo quindi che infinito deve essere per forza uguale a 0. Passiamo adesso al secondo teorema. Il secondo teorema specifica il comportamento della funzione i e ci dice che o è sempre crescente oppure è crescente in un primo intervallo, raggiunge un massimo e poi è decrescente in modo definitivo successivamente. Anche qui vediamone la dimostrazione. Consideriamo la derivata della funzione i. I' sappiamo che è uguale ad alfa s per i meno beta i. Raccogliamo allora una i e vediamo che possiamo scrivere i che moltiplica una parentesi che racchiude alfa s di t meno beta. E capiamo allora che siccome i è positiva o nulla, il segno della derivata prima i' dipende tutto dalla parentesi. Consideriamo allora al tempo 0 la parentesi. Al tempo 0 abbiamo alfa S0 meno beta e inizialmente supponiamo che questo valore sia minore o uguale di 0. Sappiamo che S di t è decrescente, quindi per t positivo alfa S di t meno beta sarà ancora minore di alfa S di 0 meno beta, che già era minore di 0. E quindi alfa S di t meno beta sarà minore di 0. In altre parole, abbiamo capito che la derivata di i, la funzione i' maggiore di 0 è negativa. Dunque la funzione i sarà decrescente, sotto l'ipotesi che alfa S0 meno beta sia minore o uguale di 0. Naturalmente qualcuno potrebbe chiedere: e cosa succede quando abbiamo esattamente alfa S0 meno beta uguale a 0? Perché lo includiamo nello stesso caso? Bene, qui dobbiamo andare un po' più con calma, se vogliamo specificare questo, o lo tralasciamo o lo specifichiamo con una certa calma. Ovvero, se ho uno 0, allora chiaramente è vero, la funzione i di t inizia il grafico con una tangente orizzontale, al punto t uguale a 0 avrà tangente orizzontale. Ma se noi supponiamo, come lo stiamo facendo in questo caso, che gli infetti al tempo 0 siano una quantità maggiore di 0, allora, la derivata di s' in 0, che è uguale a meno alfa i0 s0, sarà strettamente negativa. Questo ci dice che la tangente alla funzione s in 0 è obliqua e ha coefficiente angolare negativo. Allora, almeno in un certo intorno destro dell'origine, t maggiore di 0, avremo che s di t sarà minore di s0. Questo è anche un esercizio interessante. Tra l'altro, S di t sarà minore di S0 per ogni t maggiore di 0, ma noi basta in questo caso in un intorno destro. Di conseguenza avremo che I' di t, non appena t è maggiore di 0, diventerà negativo, ovvero che I sarà decrescente in un intorno destro dell'origine. Iniziando in un intorno destro, la cosa poi si ripercuote su tutto il semiasse t positivo. Supponiamo invece adesso che al tempo 0 si abbia alfa S0 meno beta strettamente maggiore di 0.
Allora, la derivata I', sarà positiva fino a quando la S di t non sarà decresciuta abbastanza da aver annullato il termine alfa S di t meno beta. In quel punto avremo un massimo e dopo avremo che I ha derivata negativa e quindi sarà definitivamente decrescente. E con questo abbiamo concluso. Dalla dimostrazione che abbiamo appena fatto abbiamo capito che esiste un valore critico che discrimina quindi tra il caso epidemico e quello non epidemico, e il valore è proprio alfa S0 meno beta. Possiamo ancora riscriverlo raccogliendo beta e ribattezzando alfa S0 fratto beta R0. Bene, questo è proprio l'R0 di cui si parla molto in questo periodo. In realtà si parla della versione aggiornata dell'R0, cioè RT, di cui ha parlato in precedenza il professor Luigi Rodino. Si chiama numero di riproduzione di base. E come ha già notato il professor Luigi Rodino, non esiste una definizione univoca. Per esempio, in altri casi si definisce R0 uguale alfa su beta per n. Comunque nel nostro caso sappiamo che n è sostanzialmente molto vicino come valore numerico a S0, quindi non esiste una grossa discrepanza. Possiamo dare un significato concreto a R0 notando che questo prodotto 1 su beta alfa S0 ha un'interpretazione concreta notevole. Diciamo subito la conclusione. Questo R0 rappresenta il numero medio di contagi causati da un infetto durante la malattia all'inizio dell'epidemia. Infatti, alfa sappiamo che è la probabilità che nell'unità di tempo un infetto contagi un sano. Se noi lo moltiplichiamo per S0, avremo il numero medio di sani contagiati inizialmente da un infetto. Questo nelle fasi iniziali dell'epidemia, perché abbiamo S0. Beta poi è la probabilità di guarigione di un infetto nell'unità di tempo. E allora, se ci pensiamo un attimo, 1 su beta sarà la durata media della malattia. Se noi alfa S0 lo moltiplichiamo per la durata media della malattia, ecco che abbiamo esattamente il numero medio di contagi causati da un infetto durante tutto il periodo di malattia. Riassumendo, abbiamo queste condizioni. Alfa S0 meno beta, la sua positività o meno discrimina tra il caso epidemico o no. Questo corrisponde esattamente a R0 minore o uguale di 1 oppure maggiore di 1. Quello che possiamo notare è che in ogni caso l'infezione si esaurisce, cioè non diventa endemica, ovvero non resta una percentuale, di infetti nella popolazione. Questo, non succede in altri modelli. Facciamo un confronto adesso con due casi reali. Il primo caso si riferisce a una epidemia di peste scoppiata all'inizio del Novecento, 1905-1906, a Bombay. E, tra l'altro c'è da notare in modo drammatico che in questo caso in realtà il compartimento R contiene essenzialmente i morti, perché pochi riuscivano a guarire. E come si vede, l'andamento previsto dal modello SIR coincide abbastanza bene con i dati empirici. Nel secondo caso, invece, abbiamo un caso meno drammatico. Si tratta di un'influenza, un'epidemia di influenza scoppiata nel Midwest, nel 2007-2008. Anche in questo caso il modello SIR, la curva rossa, prevede un andamento che poi sostanzialmente confermato dai dati empirici. Quindi, nonostante la semplicità del modello, abbiamo una corrispondenza sorprendentemente buona con la realtà. Passiamo adesso a vedere qual è l'effetto di una vaccinazione sull'andamento dell'epidemia. Bene, una vaccinazione agisce sul numero S0, cioè sul numero di suscettibili iniziale, a patto di avere naturalmente vaccinato preventivamente, prima del tempo zero, una certa percentuale di popolazione. Naturalmente, riducendosi S0, si riduce anche il valore alfa S0 meno beta, che è il valore soglia che distingue il caso epidemico da quello non epidemico. Più precisamente, diciamo, supponiamo che sia stata vaccinata una percentuale eta della popolazione.
con eta che varia tra 0 e 1, qui naturalmente volendo considerare l'effetto della vaccinazione, supponiamo eta maggiore di 0. Naturalmente in genere un vaccino non ha un'efficacia al 100%, quindi supponiamo che l'efficacia percentuale del vaccino sia tau per 100, o anche tra 0 e 1. Allora, i suscettibili al tempo iniziale non sono più S0, ma sono S star di 0, dato da S0 meno S0 moltiplicato eta moltiplicato tau, ovvero S0 moltiplicato il fattore 1 meno tau eta. Ecco allora che se andiamo a studiare quando scoppia l'epidemia, il valore critico che dobbiamo inserire sarà alfa S star 0 meno beta. E questo dovrà essere minore di 0 per non aversi il caso epidemico. Se lo scriviamo in funzione di eta, otteniamo una disuguaglianza che si può far risolvere facilmente a uno studente e si ricava che eta deve essere maggiore di questo valore soglia, quindi abbiamo ancora espresso questo valore in funzione di R0, dato da 1 su tau che moltiplica 1 meno 1 su R. Questo è il valore soglia. Se la popolazione è stata vaccinata in percentuale maggiore di questo valore, non ricadiamo nel caso epidemico e quindi l'epidemia tende a estinguersi in modo naturale. Questo si chiama effetto di immunità di gregge e ci dice quanto è importante che chiunque possa vaccinarsi lo faccia, perché in una popolazione naturalmente sono sempre presenti individui che per un motivo o per l'altro non possono vaccinarsi o perché sono malati o perché sono deboli o troppo giovani o troppo anziani. Vediamo un caso numerico. Prendiamo un R0 uguale 5, che corrisponde a una infettività notevole, una efficacia del vaccino al 90%. Ecco che se inseriamo nella disuguaglianza di prima, otteniamo come soglia per non ricadere nel caso epidemico una percentuale del 89% di vaccinati. Quindi se vacciniamo 89% o di più della popolazione, non ricadiamo nel caso epidemico, il che è veramente notevole, come risultato anche concreto dall'analisi qualitativa, dicevamo, che abbiamo fatto del nostro sistema differenziale. Comunque, anche se non raggiungiamo la soglia di non epidemicità, l'effetto di una vaccinazione è comunque positivo sull'andamento dell'epidemia. Lo vediamo da questi dati che ho preso dal testo di Gaeta, Modelli matematici in biologia, che si riferisce con certi parametri alfa e beta a un modello SIR per una popolazione di 1000 individui. Nel caso di curva continua abbiamo l'andamento dell'epidemia in una popolazione non vaccinata. Se la popolazione risulta vaccinata al 25%, abbiamo una curva che corrisponde a quella tratteggiata, quindi vediamo che il picco degli infetti cala da poco meno di 250 a circa 100, il che quindi è già una riduzione notevole. Se la popolazione viene vaccinata al 50%, ecco che il picco degli infetti si riduce direi a circa 10, forse poco più di 10, diciamo da 10 a 20 infetti, e quindi abbiamo una riduzione veramente notevole, pur rimanendo in ogni caso nella situazione epidemica, perché vediamo che anche nel terzo caso gli infetti comunque crescono inizialmente. Va bene, come ultimo vorremmo dare uno sguardo a modelli diversi dal modello SIR, e cioè in questi modelli ammettiamo che non ci sia immunità permanente. Come conseguenza avremo che è possibile che resti una percentuale di popolazione infetta in modo endemico. Un modello di questo tipo è il modello SIRS, dove i risanati, i ristabiliti, dopo un certo periodo di tempo possono riammalarsi, quindi l'immunità non è permanente. Quindi al compartimento R si aggiunge un flusso che va di nuovo nel compartimento dei suscettibili. Si può poi avere ancora un modello SIS, diciamo, in cui non si ha immunità neanche temporanea, e cioè praticamente dopo essere guariti ci si può riammalare quasi in modo immediato, e quindi dal compartimento I si può ricadere quasi in modo immediato nel compartimento S. Diamo uno sguardo al caso SIRS.
Per formulare il modello SIRS non resta che aggiungere un flusso, dicevamo, da R in S, formalizzato al modo di prima, e cioè aggiungiamo alla derivata di R un termine meno gamma R, dove gamma è una costante positiva, e questo rappresenta il flusso uscente da R, e faremo entrare questo flusso nel compartimento S, aggiungendo più gamma R alla derivata di S. E questo rappresenta quindi l'immunità temporanea. Se proviamo a cercare le soluzioni costanti del sistema, ecco che troveremo a questo punto che non solo I uguale a 0 è una soluzione del sistema che corrisponde all'assenza di infezione, ma vi è una soluzione costante I che non è uguale a 0. Questo è facile, si può anche proporre come esercizio. E infatti per trovare questa soluzione basta porre uguale a zero le derivate delle tre funzioni e risolvere questo sistema come sistema algebrico in cui S, I, R le vedo come costanti. Se lo faccio trovo che per I ho la soluzione 0, ma anche quest'altra soluzione che non è 0 e rappresenta la costante endemica di infetti nella popolazione. Bene, direi che siamo giunti al termine. Questo naturalmente non è che l'inizio della matematica applicata all'epidemiologia, ma noi abbiamo detto tutto quello che ci proponevamo di dire, quindi vi ringrazio per l'attenzione e prima di lasciarci diamo uno sguardo ancora alla bibliografia. Questi sono i testi da cui ho tratto le informazioni. Con questo vi saluto e arrivederci.